I giusti tra le nazioni sono un riconoscimento importantissimo che viene attribuito al termine di lunghe istruttorie dallo Yad Vashem, ovvero dall'istituto dell'Olocausto di Gerusalemme, a coloro che a rischio della propria vita salvarono nel periodo buio della persecuzione nazifascista cittadini e famiglie di ebrei che sarebbero stati certamente destinati alla deportazione nei campi di sterminio, da cui, come sappiamo, la grandissima maggioranza non fece più ritorno. La percentuale di salvati in Italia è stata abbastanza alta, perché in Italia molti sono stati i giusti che hanno svolto questa opera straordinaria, e l'hanno svolta anche con un grande senso del dovere. Infatti quasi tutti, al termine poi della guerra, non parlarono e non raccontarono neppure in famiglia questo loro gesto assolutamente eroico, perché qui stiamo parlando di persone, di famiglie che hanno rischiato la propria vita per questo gesto. Non ne parlarono perché ritennero che fosse una cosa assolutamente normale, cioè erano persone che erano convinte di aver fatto null'altro che il loro dovere. Il loro dovere era quello di salvare delle vite umane in pericolo. E quindi solo dopo molti anni, nella maggior parte dei casi, si è venuti a conoscenza di questi episodi, e quindi da parte dei salvati o dei loro discendenti sono state avviate queste pratiche per il riconoscimento. Oggi i giusti tra le nazioni sono oltre 20.000, in Italia sono oltre 500. E per parlare del nostro territorio di riferimento, quello della città metropolitana di Torino, sono censiti 19 giusti tra le nazioni, che presto diventeranno 20, perché è in fase di conclusione l'iter per l'approvazione di una ventesima. L'insegnamento dei giusti è sicuramente un esempio mirabile. E quindi il riproporlo in occasione del giorno della memoria, in cui ricordiamo gli orrori che sono stati commessi durante la Shoah, è molto importante, perché ci dice anche che accanto al male assoluto ci sono stati anche dei cittadini di tutte le condizioni sociali e di tutte le professioni che si sono impegnati con grande eroismo per salvare delle vite umane.